C'è modo e modo di conservare le foto. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi parleremo infatti, sempre con attinenza al Natale, quindi focalizzandolo sul Natale, su quello che in scrapbooking è il layout. Mi avete chiesto di spiegarvi un pochettino i singoli segmenti di questa tecnica che è lo scrapbooking ed effettivamente avete ragione, perché se non siete dell'ambiente, se non siete degli scrapper, è difficile capire il senso di molte cose, come lo è stato difficile per me che non sono una scrapper. All'inizio, quando mi sono imbattuta in questa nuova tecnica di comunicazione visiva in un certo senso, una cosa che mi è venuta difficilissimo da capire è cosa fossero i layout e a che cosa servissero. In grafica sappiamo tutti cos'è il layout, no? Un'impaginazione, un modo, una composizione grafica di una pagina che molto spesso ci è proposta sotto forma di cartacea, quindi sotto forma di stampato, o sul web ne vedete tante. L'home page di Arte per te ha un layout che ho scelto molto pulito, molto semplice, subito di scambio dei contenuti senza perderci tanto in fronzoli. Ci sono io, ci sono i pennelli, c'è la scritta Arte per te ed è tutto bianco. Quella è una forma di layout, di impaginazione, che mi è piaciuta per una forma comunicativa come quella del canale. In scrapbooking al layout sono affidati i ricordi. Infatti molto spesso vengono usati per contenere delle foto e istoriarle in qualche maniera attraverso l'aggiunta di orpelli, ornamenti, e sempre all'interno del layout deve esserci scritta una nota a margine che deve essere fatta a mano, in maniera proprio da essere una sorta di appunto, di diario di quello che è l'incorniciamento di quel momento. È un modo per conservare le foto che dia poesia, caratterizzazione, atmosfera, quindi che faccia ricordare o che faccia pervenire in noi una sensazione che vogliamo trasmettere. Il primo layout che ho fatto io l'ho dedicato a Buclet e all'inverno, al suo essere così un fiocco di neve. Ve lo faccio vedere, è questo. Vedete come una mia foto con Buclet è diventato qualcosina di più. Una cosa è prendere questa foto e metterla all'interno di un album, una cosa è creare un album sfogliando queste pagine che nella loro composizione suscitino anche un sentimento, un qualcosa, e rimangano in me come ricordo, perché nel layout io posso anche mettere stralci di quella giornata, aggiungere dei momenti particolari, una carta di una caramella che ho mangiato e che mi è piaciuta tanto mangiare in un determinato momento con una determinata persona, uno scontrino di una cosa che ho comprato. Queste impaginazioni 3D, perché poi alla fine hanno degli spessori, possono anche contenere momenti di quella giornata o pensieri scritti a mano con la tecnica del lettering, cioè quella scrittura tutta ben orpellata che vi sto piano piano insegnando sul canale. Quindi, come vedete, tutto su Arte per te si concatena, perché anche queste cose potete estrapolarle, perché il layout mi fa piacere presentarvelo, farvi capire quantomeno cos'è e a cosa serve, perché è un esercizio bellissimo di composizione. E come voi sapete, se mi seguite da tanto, la composizione è essenziale nel trasferimento di un pensiero in forma figurativa. Se io voglio trasmettere serenità, dolcezza, bellezza, terrore, spavento, devo comporre un'immagine seguendo sezioni auree, cromie, che diano quell'impronta che io voglio dare al mio pensare. E allora, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare un layout che parli di amore e di Natale. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro layout, quindi un layout che parli di qualcosa, una pagina che custodisca e celebri un ricordo, una persona, una situazione, quindi un'impaginazione che parli di qualcosa. Questa impaginazione di oggi parlerà del mio rapporto con chi conoscete bene, Gabriele. Quindi ho già stampato delle foto che parlino di noi e voglio dirgli che lui è la mia felicità. Quindi vediamo adesso come impaginerò questa cosa.
per impaginare la creatività a largo spazio, quindi i materiali possono essere veramente tanti. Qui li vedrete quasi tutti i bobanni, perché questo è un qualcosa che sto facendo per il loro blog, ma man mano vi dirò come sostituirli con cose di più facile reperibilità. Un cutter, una spugnetta per i piatti che io ho tagliato e mi servirà a mo' di tamponcino, dello scotch carta, dello scotch biadesivo, della colla in stick. Qui si va molto più di cartoleria, vedete, non c'è la mitica attacca tutto. Poi glitter past, io ce l'ho dorata e argentata perché voglio fare un colore di mezzo tra questi due. Come fare la glitter past ve l'ho insegnato, vi metto qua il link al video in cui vi insegno a fare queste glitter past. E poi glitter spray, anche questo ve l'ho insegnato in due varianti, vi metto qua il link. La seconda variante è quella che vi suggerisco per questo tipo di lavoro, perché essendo a base alcolica evapora velocemente e non fa imbarcare il foglio. Poi ci servirà un compasso, una spatolina, dei colori acrilici, qui ne ho uno per campione, ma voi dovete scegliere appunto il colore che vi interessa. Poi ho degli abbellimenti. Gli abbellimenti cosa sono? Sono o degli adesivi cartonati, questi si chiamano chipboard, layered chipboard, e sono, vedete, degli adesivi con un certo spessore. Come farseli? Stampare la figura che vogliamo rendere 3D, quindi appiccicarla su uno spessore di cartoncino che appiccicheremo poi sul foglio che vogliamo abbellire. Quindi tutte cose facilmente fattibili scaricando le immagini da internet. E poi vari abbellimenti che non so se userò, sono formine pretagliate che hanno appunto queste diverse forme. Non so se le userò, ma me le preparo perché probabilmente nel corso d'opera vorrò aggiungere degli abbellimenti. Poi uno scotch spessorato e le carte che ho scelto come fondo. Io sono indecisa tra queste due, ancora non ho deciso. E per agevolarmi e svelocizzare il lavoro e renderlo anche molto pulito, io userò degli stencil. Questi sono gli stickable stencil della Bobbanni e sono degli stencil meravigliosi. Ragazzi, se avrò l'opportunità ve li regalerò, ve ne regalerò qualcuno, chiederò all'azienda di mandarmene qualcuno per regalarvelo, perché sono degli stencil che aderiscono completamente al foglio, quindi voi potete lavorare, poi si staccano, si lavano sotto l'acqua e riaderiscono all'infinito. Sono degli stencil siliconici, in pratica molto molto belli. Come prima cosa tolgo l'eccesso che non mi serve, prendo il mio stencil e lo aggancio sul lato del foglio. Ci serviranno anche dei pennelli e un pennello per scrivere, perché una cosa fondamentale dei layout è che ci sia un appunto scritto a mano, e naturalmente poi un piattino e un bicchiere con dell'acqua. Prendo dello scotch carta e tiro via una bella linea di scotch, lo metto a vostro favore, faccio una bella linea dritta, faccio in modo che il mio stencil venga comunque circondato. Prendo il colore che ho scelto e, usandolo quasi asciutto, sporco ben bene sopra il timbro. Ma voi, se volete, potete usare anche la spugnetta a mo' di stencil. Questa cosa che sto facendo con questa striscia potete farla anche con i sottotorta, cioè ritagliate un sottotorta, lo fate aderire magari con della gomma pane alla vostra carta o con un po' di scotch di carta arrotolato dietro, e lo utilizzate come stencil. Prima che il tutto asciughi irreversibilmente, tiro via il mio stencil e lo ripongo al suo posto, poi lo laverò perché tanto mi servirà di nuovo. Giro il mio layout, che sarà così, e decido dove mettere gli altri elementi. Queste diventeranno una sorta di palline di Natale che scenderanno sul mio layout. Questa cosa dovrò farla piano piano e assolutamente a mano libera, oppure utilizzando un compasso, come preferisco. In pratica, se voglio, mi aiuto anche con una matita. Cosa devo fare? Devo creare un cerchio attorno al mio centrino
in maniera tale che poi all'interno venga a circoscriversi proprio una pallina. Faccio prima il cerchio, passando dalla punta di ogni parte più esterna, e quindi pitturatene l'interno. E nel fare questo ovviamente riprendete anche i margini in maniera migliore. E a questo punto stacco, anche perché sono curiosa come una scimmia, aiuto, di vedere come sono venuti. Molto, molto, molto carino. Che ne pensate? Adesso, per renderle delle palline di Natale, devo fare le catenelle. E anche le catenelle le farò con gli stencil. Il mio layout nella sua prima fase è pronto, devo appiccicare soltanto la foto, devo scrivere solamente il mio messaggio e scriverò qui dentro. Prendo il mio pennellino, lo sporco con il colore e vado a scrivere: You are my Felicity, scritto qui, benissimo. Adesso però ci va una bella fotina, messa qui, una fotina o mia di Gabriele o solo di Gabriele, vediamo, vediamo, vediamo. Prendo altri due centrini e li attacco dove voglio creare altro movimento, e nel mio caso qui, poi ne metterò anche un altro qui. E andrò questa volta a colorare con la glitter paste, però nel frattempo riprenderò anche la striscia laterale perché mi interessa, la sovrapporrò esattamente dove era prima e ci siamo, e andrò a fare dei particolari con la glitter paste. Su questo andrò facile perché semplicemente apporrò la mia glitter paste dove ci sono i buchini, stando attenta naturalmente a non sbordare. E poi, staccando lo stencil, cosa che non avete visto perché la mia videocamera si è spenta, quello che rimane è questo rosone così tutto glitterato. Decido dove mettere il glitter e lo metto sui rosoni centrali. Fatto ciò, sempre con delicatezza, togliamo lo stencil e guardate come la parte diventa subito più ornata. E adesso faccio anche quest'altra mezza pallina qui. Ok, e questo è il secondo step del mio lavoro, quindi un layout ornato e glitterosissimo. Ultimo step, abbellimenti finali e definitivi. Quindi metterò un chipboard di questi qua, esattamente così, e poi creerò qualche abbellimento sempre con le glitter paste e il bulino, quindi andrò a mano libera a segnare di oro alcuni punti anche all'interno di questi centrini che invece avevo lasciato così più free, più liberi. Quindi punto magari tutto qua dentro. Vado col terzo step proprio con un lavoro di pazienza e perfezionamento. Armonica, carina, gradevole, mai troppo carica. Avremmo potuto continuare a caricare, ma meglio fermarsi un attimo prima che non combinare cose irreversibili. Ora vi lascio alle foto dei tre step, voi decidete il grado che vi piace di più, dopodiché sperimentate. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao!
visto che bello il mio layout dedicato al maritino, anzi a un momento, alla nostra coppia più che al maritino, al nostro essere insieme. Bene, questo l'ho fatto in forma più semplice, in maniera più immediata. Ovviamente come fare gli stencil potete trovarlo nel video qui che vi ho fatto tanti anni fa, uno dei primi video di Arte per Te, girato quasi 6 anni fa. Quindi il metodo rimane sempre lo stesso, andate a vedere come creare gli stencil che più vi piacciono e poi sempre qui dove c'è lei col pallino troverete la pasta di glitter, troverete lo glitter spray, tutte le paste per poter anche riempire appunto questi stencil, se no andate direttamente a tampone. Bene, capito cos'è il layout? Capito a cosa serve nello scrapbooking? A incorniciare, a dare un'impaginazione a un nostro ricordo. Bene, se questo video vi è piaciuto, regalatemi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook in maniera tale che Arte per Te continui a crescere. Grazie di cuore per esserci ogni giorno e sempre di più. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto! Buona preparazione al Natale con Arte per Te e con me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!